La maggior parte di noi ha già sentito parlare del grande squalo bianco, uno dei predatori più impressionanti dell'oceano. Tuttavia, il grande squalo bianco non è l'unico tipo di squalo da temere. Ci sono molte specie diverse di squali che sono altrettanto feroci, ma forse anche più terrificanti. Mentre la maggior parte di questi squali non attaccano gli esseri umani a meno che non siano provocati, questa lista ti darà certamente qualcosa di cui preoccuparti la prossima volta che farai un'immersione nell'oceano. Oggi vorremmo presentarvi 11 specie rare di squali che si nascondono nell'oceano. Ma prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre assicuratevi di rimanere nei paraggi per il numero 2, perché è super inquietante. Squalo collare. Quando si guarda per la prima volta uno squalo collare, potrebbe non sembrare affatto uno squalo. Per molte persone questi squali sembrano più anguille che altro. Ma non fatevi ingannare. Questo interessante pesce è un membro della famiglia degli squali. Ed è mortale quanto gli altri squali di questa lista. Lo squalo dal collare raggiunge in genere una lunghezza di 1,5 metri. Si trovano più spesso nelle regioni di mare profondo, dell'Oceano Atlantico, Indiano e Pacifico. Anche se conosciamo queste creature solo dal 1870, questi squali esistono da molti, molti anni. Si stima che lo squalo dal collare sia arrivato sul nostro pianeta molto prima dell'arrivo dell'uomo. E alcuni scienziati dicono che potrebbe aver nuotato negli oceani contemporaneamente ai dinosauri. Per questo motivo, sono stati spesso definiti fossili viventi. Ognuno di questi piccoli squali è noto per avere circa 300 denti diversi, che permettono loro di lacerare la carne senza pensarci due volte. Per la maggior parte cacciano calamari. Tuttavia, se si sentono minacciati, non si sa cosa potrebbero fare. Considerando che questi squali vivono più spesso a profondità di circa 1280 metri, sarebbe estremamente insolito per loro attaccare un uomo. Scrofa di mare maculata. Questo è uno squalo dall'aspetto molto bizzarro, di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. La scrofa di mare maculata è un tipo di squalo che appartiene a una famiglia di pesci molto più grande, conosciuta come squali maiale. Questi squali sono molto più piccoli di alcuni degli altri in questa lista e si trovano spesso nell'Oceano Mediterraneo, Atlantico e Pacifico. Possono crescere fino a 1,5 metri di lunghezza o poco più grandi di circa 4 piedi. Come molti degli squali di cui parleremo oggi, questi squali vengono raramente avvistati dall'uomo. Questo perché vivono in profondità nell'oceano e praticamente non si fanno mai strada verso la superficie. Per la maggior parte questi squali vivono a profondità comprese tra i 60 e i 770 metri. Poiché questi squali possono vivere sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, il loro aspetto può cambiare parecchio, a seconda della loro provenienza. Gli squali del sud avranno spesso pinne dorsali molto distanziate. Tuttavia, gli squali che vivono in regioni più settentrionali hanno spesso pinne molto più vicine tra loro. Hanno anche un modo unico di partorire. Mentre i loro piccoli si sviluppano nelle uova, queste uova raramente lasciano il corpo della madre. Invece si schiuderanno all'interno delle uova, quando sono ancora nel grembo della madre, per poi uscire dal corpo in seguito. È piuttosto inquietante pensarci. Squalo a sette branchie dalla testa a punta. Il nome di questo squalo potrebbe riassumere tutto. Questi squali sono meglio descritti come aventi teste molto appuntite. Ma non è la loro testa che li rende così interessanti. In realtà, è il fatto che hanno sette branchie. Per quanto ne sappiamo, praticamente ogni altra specie di squalo nasce solo con cinque branchie. Tuttavia, lo squalo a sette branchie dalla testa a punta, come suggerisce il nome, ha un totale di sette branchie. Non sappiamo se queste branchie forniscono qualche beneficio rispetto agli altri squali, ma se non altro, è una caratteristica molto interessante. Questi squali sono molto speciali, perché sono nativi di quasi tutti gli oceani del mondo. Sono carnivori, cioè mangiano pesci più piccoli, crostacei e altra vita marina. Per la maggior parte si appostano vicino al fondale marino e rimangono in attesa che la loro preda si riveli. Ciò che è molto interessante di questi squali
e anche il modo in cui partoriscono. Molte creature marine partoriscono deponendo decine di piccole uova. Tuttavia, questo particolare squalo fa il contrario. Partorisce squali vivi. La maggior parte delle cucciolate è composta da 20 squali, o meno. Il che significa che ognuna di queste terrificanti creature può dare alla luce più di una dozzina di altri squali in qualsiasi momento. Squalo a martello di prua. Uno degli squali più popolari di cui parleremo oggi è lo squalo martello di prua. Questo squalo è molto interessante a causa della forma della sua testa. È diverso da qualsiasi altro squalo esistente, rendendo le sue caratteristiche uniche agli squali martello. Questi squali sono molto grandi. Spesso misurano tra i 3,7 e i 4,3 metri di lunghezza. Il più delle volte si trovano in zone tropicali o subtropicali, dove le temperature sono molto più miti. Sebbene questi squali rappresentino un rischio per gli esseri umani, in realtà è il contrario. Sì, gli esseri umani rappresentano un rischio molto più grande per gli squali che il contrario. Questo perché molti anni fa, le pinne e la pelle di questi squali erano considerate molto preziose. Al giorno d'oggi, le leggi hanno impedito che questi squali vengano pescati per la loro pelle. Tuttavia, anni fa questi squali venivano uccisi a dozzine, semplicemente per raccogliere le loro parti del corpo. Per questo motivo gli attacchi contro gli esseri umani sono molto rari in questi giorni. Tuttavia questo non è perché gli squali si sono calmati nel corso degli anni. Al contrario, è semplicemente perché ne sono stati uccisi così tanti che questi squali sono molto rari da avvistare in natura. Gatti di mare o squali fantasma. I gatti marini sono una specie molto particolare di squalo, che viene spesso chiamata squalo fantasma. Quando è sott'acqua, lo strato superiore della pelle dello squalo è quasi trasparente e molte vene e organi possono essere visti attraverso la sua pelle. Questo squalo è particolarmente inquietante perché la sua faccia sembra essere un mix tra un gatto e un essere umano, con il suo naso e gli occhi che sembrano abbastanza umani, ricordandoci il famigerato blobfish, che sembra il volto di un essere umano fuso durante un esperimento scientifico andato male. Una nuova specie di squalo fantasma è stata scoperta nel 2017 in Sudafrica. Questa scoperta è stata particolarmente importante, perché gli squali fantasma sono noti per essere molto rari. Trovare una nuova specie di squalo è quasi impensabile. Questo squalo misurava circa 3 piedi di lunghezza, il che lo rende uno dei più grandi squali fantasma mai trovati. Questa nuova specie è solo la 50esima specie di squalo fantasma ad essere mai stata trovata, ed ha giocato un ruolo enorme nel rivelare ai ricercatori nuove informazioni su questi squali. La cosa inquietante di squali come questo è che, considerando come la loro pelle sembra essere chiara, potresti non renderti conto che stai nuotando vicino a uno di loro finché non è troppo tardi. Squalo goblin. Lo squalo goblin è uno degli animali dall'aspetto più inquietante che esistano. Questa creatura ha un aspetto preistorico e viene spesso definita un fossile vivente, perché si pensa che questi squali esistano da milioni di anni. Possono crescere fino a 13 piedi di lunghezza, ma di solito vivono nelle profondità dell'oceano. Per questo motivo, gli squali di queste specie rappresentano un rischio molto piccolo per gli esseri umani. Se mai vedete uno di questi squali che galleggia in un bacino d'acqua, abbastanza vicino alla superficie da poterlo vedere, probabilmente sono molto malati e non rappresentano alcun rischio per l'uomo. Ma è ancora meglio stare lontano da queste creature, se vi capita di avvistarne uno in natura. La maggior parte degli squali goblin sono stati trovati a profondità di almeno 330 piedi sotto la superficie dell'oceano, il che significa che probabilmente non ne vedrai mai uno nella tua vita, a meno che tu non sia un subacqueo. Ma questo non ti impedirà di averli in mente la prossima volta che farai un tuffo nell'oceano. Mentre gli scienziati credono che questi squali vaghino sulla Terra da molti anni, sono stati scoperti dall'uomo solo nel 1898. Uno dei fatti più spaventosi su questi squali è che appartengono a una famiglia di squali sgombro. Questo potrebbe non significare molto per la maggior parte di noi. Tuttavia bisogna rendersi conto che questa è la stessa famiglia di squali che ha portato al temibile grande squalo bianco e, più spaventoso di tutti, il megalodonte. Squalo toro. Contrariamente ai suoi molti parenti,
lo squalo toro è in grado di sopravvivere nelle zone d'acqua dolce della foresta amazzonica. Questi squali sono una delle poche specie che non vivono in acqua salata e vivono abbondantemente nella foresta amazzonica. Questi cacciatori che nuotano sono noti per essere notevolmente forti e sono coperti da una densa muscolatura che li aiuta ad avere il sopravvento sulla concorrenza della vita marina. Fortunatamente uno squalo toro che attacca un uomo è abbastanza raro. In totale ci sono stati solo 23 casi documentati in cui uno squalo toro ha attaccato un uomo. Anche se alcuni esperti credono che questi numeri siano considerevolmente più alti. Tuttavia le vittime non sono mai sopravvissute all'attacco per fare una denuncia. Si ritiene che molti attacchi che sono associati ai grandi squali bianchi possano in realtà essere la causa di uno squalo toro, ma non ne siamo sicuri. Ognuno di questi squali cresce fino a 3,3 metri di lunghezza e circa 200 kg. Sono estremamente pesanti e spesso mangiano pesci ossei, molluschi e granchi. Tuttavia, quando il gioco si fa duro, ricorrono anche a mangiare altri squali, in una terrificante prova di forza fino alla morte. Megalodonte. Questi squali erano ridicolmente enormi. Misuravano tra i 14 e i 16 metri di lunghezza, il che li rendeva molto più lunghi del vostro squalabus medio. Sono strettamente legati al grande squalo bianco, anche se questi tipi sono molto più grandi e molto più feroci. Se pensavate che il film Lo squalo fosse inquietante, immaginate di vedere una di queste bestie galleggiare vicino alla vostra barca. Il megalodonte era una specie enorme di squalo, ma è difficile spiegare quanto fosse massiccio questo pesce. Si ritiene che questa specie si sia estinta circa 3 milioni di anni fa, quindi è improbabile che questi squali abbiano mai convissuto con l'uomo, anche se è sicuramente ancora possibile. La cosa interessante di questi mostri è che vengono spesso raggruppati nello stesso gruppo di animali dei dinosauri. Se si crede alla linea temporale che la scienza ha stabilito in merito alla vita e alla morte dei dinosauri, potremmo assumere che i dinosauri molto probabilmente si sono estinti intorno ai 65 milioni di anni fa. Ciò significa che questi squali avrebbero vissuto più di 60 milioni di anni dopo l'ultimo dinosauro. Squalo balena. Si ritiene che il pesce più grande del mondo sia lo squalo balena. Questi squali possono crescere fino a oltre 60 piedi di lunghezza e detengono diversi record per essere uno degli animali più grandi di sempre. Questi squali si trovano di solito negli oceani tropicali e vivono in acqua a circa 70 gradi. Possono vivere per circa 70 anni, anche se alcuni sono stati stimati per vivere ben oltre 100 anni. Sono animali filtratori, il che significa che di solito si nutrono di plancton e piccoli pesci e non attaccheranno mai un uomo, anche se sono assolutamente terrificanti. Furono scoperti per la prima volta nel 1828, dopo che un pescatore riuscì ad arpionare uno di questi bestioni durante una battuta di pesca. Le mascelle di questi squali sono larghe circa 5 piedi, il che significa che potrebbero facilmente ingoiarti tutto, ma scelgono di non farlo. Lo squalo balena è una specie in pericolo di estinzione, ma gli scienziati sperano che col tempo saranno in grado di ripopolarsi e togliersi da questa lista. Squalo elefante. Lo squalo elefante è noto per essere uno degli animali più grandi del mondo. Questi squali sono superati solo dallo squalo balena, assicurando allo squalo elefante di essere il secondo squalo più grande del mondo. Questi squali sono in qualche modo unici, perché non sono carnivori, come la maggior parte degli altri squali. Invece si nutrono quasi esclusivamente di plancton. Per mangiare, lo squalo nuota in tutto il mare con la bocca socchiusa, ingoiando tutto ciò che trova sul suo cammino. Questi squali si trovano spesso in climi freddi, ma vivono anche in zone piuttosto calde. Tuttavia non si vedono mai nuotare in zone calde. Possono filtrare fino a 1800 tonnellate di acqua in una sola ora. Squalo a due teste. Un uomo della Florida ha fatto la scoperta della sua vita quando un giorno è andato a pescare in alto mare. È riuscito a catturare uno squalo a due teste. Questo può sembrare un'opportunità unica nella vita. Tuttavia, poco tempo dopo, nell'Oceano Indiano, un altro pescatore è riuscito a catturare la stessa cosa, uno squalo toro a due teste.
Gli scienziati credono che questi casi siano semplicemente dovuti a una mutazione genetica, piuttosto che a una nuova specie di squalo. Tuttavia, cosa abbia causato esattamente questa mutazione non è noto. È stato teorizzato che si tratti di una mutazione genetica, dato che il pool genetico di molte specie di squali sembra ridursi ogni anno. Tuttavia, nessuno lo sa con certezza. Grazie per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.